Amici di Viaggio nel Mondo, buon giovedì santo a tutti. Oggi, come vuole la tradizione napoletana, prepariamo una buonissima zuppa di cozze. La tradizione della zuppa di cozze inizia ai tempi del re Ferdinando IV di Borbone, che era un amante della pesca e del pesce, così tanto che si faceva preparare dalla sua servitù il pesce che lui stesso pescava a Posillipo. Una sera decise di farsi preparare un piatto ricco e delizioso, che a Napoli chiamiamo e cozze d'inda connolo, significa le cozze nella culla. È da allora che la zuppa di cozze si diffonde oltre il regno e quindi in tutta Napoli e successivamente anche in tutta Italia. La zuppa di cozze da allora divenne un piatto semplice da servire a tavola il giorno del Giovedì Santo. Allora, Davide, ecco qui, questi sono gli ingredienti per la zuppa di cozze per il Giovedì Santo. Perfetto. Abbiamo lupini, io uso lupini perché hanno più sapore, però potete comprare anche le vongole. Un bel polpo gigantesco, questi sono i maruzziella, napoletano, fasolare e taratufi o tartufi di mare, e poi abbiamo i crostoni oppure freselle da mettere poi sotto per far fare la zuppa di cozze. Cozze ve le faremo vedere tra poco. Ah, e poi c'è l'olio, quell'olio che ho preparato io, che si metterà poi sopra la zuppa di cozze. Quindi cos'è una zuppa di cozze senza l'olio russo? Senza l'olio russo, come senza si dice, russo, a dice a Napoli. Allora, siamo al momento che dobbiamo cuocere il polpo. Guardate com'è bello grande. Mamma mia, bellissimo. È enorme. Adesso lo dobbiamo calare 3 volte. Sì. All'interno dell'acqua bollente, l'acqua calda che sta bollendo, okay, per far aprire i tentacoli. Pesante pure. Uno. Due. E tre. Ecco qua. Ora mettiamo il pomodoro. Ecco, lo facciamo soffriggere con l'aglio e con il prezzemolo, leggermente soffritto. Vedete, pomodoro, non quello proprio rosso rosso, perché i lupini devono essere con una salsetta non molto rossa. Qui abbiamo sempre il brodo del polpo che abbiamo scaldato prima, che sta raffreddando nella pentola. Ora uniremo i lupini nella padella. Bello, buonissimi, guardate qui. Abbiamo che pioggia, extravergine, vero Pino? Sì, sì, sempre l'olio extravergine. Allora Davide, a che punto sei? Abbiamo quasi fatto, ci vuole un po' di tempo, però cerco di agevolare il mio lavoro. Sono aperti tutti, adesso possiamo spegnere. Benissimi. E già possiamo mettere la pentola per gli spaghetti. E poi una parte la useremo per la zuppa di cozze. Il polpo si è raffreddato, nel frattempo lo taglierò tanti pezzetti per poter poi andare a preparare la zuppa di cozze. Vediamo chi è. Ciao, ecco, ragazzi. Daniela. Ciao Daniela, come stai? Ciao Daniela. Ma da benvenuta, piacere tutto mio. Ciao Daniela. Che stai facendo un video? Ciao, certo. Ah, il mio viaggio nel mondo. Sì, vero? Esatto, esatto. E allora un saluto a tutti, ragazzi. Ecco. Di cuore, ok? Tesoro, dai un bacio. Guarda, quanto tempo non ci vediamo. Ok, allora adesso cucinerà Daniela. Ma per l'amor del cielo, no, non sono okay capace di cucinare il pesce. Non è vero, anche tu sei brava non a cucinare, brava. Dai. No. Allora, come che ben visto, avete preparato? Allora, questi sono i lupini che ha preparato Pina. Bellissimo. Quella è l'acqua di polpo. Bellissimo. Eccola qua, che poi useremo nella famosa zuppa di cozze. Ottimo. Il polpo già tagliato a pezzettini. Ah. Le nostre friselle. Questi sono tartufi. Esatto, bello, tartufi di mare, sì. E quando mangeremo? Ok. Sarà Pina. Veloce? Dai. Ok. Pina, dimenticavo una sciocchezzina per te. Guarda, sciocchezza comunque quando viene fatto col cuore non è mai una sciocchezza. E lo sai, perché è tutto fatto col cuore. Grazie. Ah, bello, buono principalmente. Grazie. Una bella confezione. A tema di Pasqua. Grazie Daniela. Di niente. Sei sempre cara. Di niente. Spero facciamo vedere. Il pranzo, la cena poi ti piacerà. Sarà degna di questo regalo. Preparata da te. Speriamo che sia in tempo però questa cena. Poi, preparata da lei, non c'è che no, dire. No, ma anche perché diciamo c'è ancora molto da fare. Siamo ancora un po'. Vabbè, vi do una mano, dai, ragazzi. Uno per tutti, tutti per uno. Allora Daniela, quindi l'acqua per gli spaghetti mentre Alessia, certo, e Davide finiscono di pulire le cose. E qua abbiamo il brodo di polpo perché dobbiamo inzuppare le freselle. Sì. E poi ti faccio vedere il piatto completato. No. Ah, che belle unghie che hai fatto. No, allora non mi puoi aiutare assolutamente, altrimenti si rovinano, si rovinano, sono si rovinano. Bellissime. Facendo scottare un pochino le fasolare. Perfetto. E i tartufi di mare.
Vedo e che qui, già stanno le cozze, sì, qui. Sì, ci sono già le cozze pronte. Qui sta quasi per, ecco, sta bollendo, ci posso già mettere gli spaghetti. Abbiamo buttato la pasta, ecco qua. Davide, guarda, piano piano si stanno aprendo, vedi? Belle. Mamma vedi come mia. Sono belle le fasolare. Adesso dobbiamo colare questo pentolone. Vai di pasta. Sì, sì. Ecco. Piano piano. È bollentissimo. Si mette l'acqua fredda per interrompere la cottura. Ecco qua, guardate qui. Mamma non è mai tardi per imparare nella vita, eh? Esatto. Facciamo scendere bene l'acqua, altrimenti poi si deposita l'acqua sotto. Ecco. La vado a versare all'interno del pentolone. Continuiamo a mettere i nostri lupini, sì, all'interno con il sugo, con il fuoco. Sempre acceso. Poi dopo mettiamo anche un po' di forte. Tanto un russo. Un russo, anche qui se volete, lo potete mettere sopra, non so, se lo preferite. Impiattiamo, impiattiamo, ecco allora, qua. Allora io ci metto prima un po' di sugo sotto, sempre. Esatto. Perché a volte non si gira bene, quindi... E poi mettiamo una bella forchetta di spaghetti, ecco qui sopra. Ecco qui. Completiamo con una cascata di lupini. Ecco qua. Ecco questo qua. È il piatto pronto, mamma spaghetti mia, con i lupini. Hai detto che l'antipasto? L'antipasto, poi dopo faremo la zuppa di cozze. Dopo faremo la zuppa di cozze, quindi bene o male che è l'antipasto. Adesso passiamo alle cozze. Mettiamo ecco le cozze nel pentolone. Per farle aprire e così possiamo finalmente preparare questa bellissima zuppa di cozze. Ecco che mettiamo un po' di pepe. Un pochino di pepe già ce lo metto, anche se non ci vorrebbe, però io preferisco sempre cambiare, variare. Ecco qua. Devo inzuppare tutte queste freselle all'interno del brodo di polpo. Ecco qua, velocemente, altrimenti poi diventano troppo impugnate, ok? Adesso ci butto sopra tutte le mie belle cozze che ho preparato. Ecco qua. Con tanto amore. Ecco qui. Mettiamo sopra. Mamma mia. I lupini. I lupini. Io faccio uno. Ecco. Tartufi di mare. O taratufi. In napoletano diciamo i taratufi. Polpo. Mamma mia. Vedete? Una bella cascata di polpo. O russo, ecco di qua. Napoli. Preparato sempre da me. Pochino pochino ragazzi, però, perché questo è molto molto forte. Amici del mio viaggio del mondo, ecco a voi la mia spettacolare zuppa di cozze. Sua maestà zuppa di cozze, eccola qua. Buonissima, e che bella presentazione. Mamma mia. E che ve lo dico a fare amici,